Gioia Gallerese c'è una coppia sulla cui solidità scommetteremo senza pensarci, è quella formata da Sherlock Holmes e John Watson. Amici, confidenti, colleghi, metà di un unico intero, impersonati da Benedict Cumberbatch e Martin Freeman per 7 anni, 4 stagioni e 13 episodi. Personaggi così affiatati sullo schermo eppure così lontani dalla realtà. A squarciare il velo dell'idillio è stato Freeman che, in un'intervista al The Telegraph, ammette che recitare in Sherlock non lo entusiasmi più, non gli dia più il brivido delle prime volte. Non è più qualcosa di piacevole, piuttosto qualcosa per cui ti dicono cose del tipo è meglio che fate bene, pazzo, altrimenti siete degli stronzi. E questo non è divertente. Tuona Freeman scrivendo le pressioni subite dai fan nel corso quarta e ultima stagione della serie, la sua ultima volta nei panni del dottor Watson. Parere, questo, che il collega Cumberbatch non condivide nella maniera più assoluta. È piuttosto patetico se questo è tutto quello che ti serve per attenderti e voltare pagina, punto e per cosa, per delle aspettative? Non lo so. Non sono necessariamente d'accordo. Devo ammettere che non mi sento influenzato da tutto ciò allo stesso modo, replica Sherlock sempre al The Telegraph, un mese esatto dopo lo sfogo di Watson. I fan non ci credono. Che questo scambio di idee chiuda definitivamente le porte a una possibile quinta stagione. Stando alle affermazioni di Freeman e viste le aspettative sempre più alte degli spettatori sembrerebbe di sì. Cumberbatch, che vedremo nell'ultimo capitolo degli Avengers e nella serie Patrick Melrose.